in maniera anche molto e aspetti un attimo. Sì, siamo, da questo momento stiamo registrando. Ecco, e dicevo, aderito molto, molto volentieri, non solo per la serietà che annettevo a questo tipo di appuntamento, certificato anche dal fatto che l'avesse organizzato Santa e l'amicizia che e alla simpatia che nutro nei suoi confronti, ma anche perché il tema è di grandissimo impegno ed attualità anche per l'istituzione che rappresento. In generale credo, e credo che le cronache ultime lo dimostrino, lo testimonino, ma nello specifico qui sul territorio di Roma Capitale, in particolare dell'area metropolitana di Roma. Infatti io, poi me lo consentirete, vorrei insomma in questo indirizzo di saluto, più che perché il tema del bullismo e cyberbullismo dal punto di vista anche penalistico, processual penalistico e delle tecnicalità in qualche modo della prevenzione e della repressione come reato è qualcosa di molto impegnativo su cui le forze di polizia, in particolar modo una, quella lo dico non per come dire, creare dei vantaggi competitivi tra le due, ma è noto che la Polizia di Stato, e su questo poi vi dirò qualcosa, ha radicato una competenza ed una professionalità specifica, ma quello che sta affliggendo soprattutto la tutela dell'ordine pubblico, quindi le autorità di pubblica sicurezza in questi mesi e soprattutto il riemergere, lo dicevamo prima in maniera così molto, molto confidenziale, il riemergere di problemi proprio di legame del mondo giovanile con la società che lo circonda. Allora, se noi vedessimo già solo, ecco, per partire da quello che è un po' il tema di questo appuntamento, quello appunto dei reati che colpiscono per lo più i giovani, quindi questa parte soprattutto del cyberbullismo e del bullismo e più in generale su tutte le fenomenologie che riguardano i giovani, emerge con chiarezza, lo dirò poi in prosieguo meglio, che fondamentale è come dire rinsaldare, ricreare, monitorare quello che è il rapporto con le figure di riferimento, essenzialmente i genitori, quelli degli adulti, diciamo così, essenzialmente quindi i genitori, gli insegnanti, anche le forze di polizia, cioè quindi lavorare su un rinnovato patto generazionale tra componenti fondamentali della società dal punto di vista generazionale. Se guardiamo i dati che riguardano i due fenomeni da cui si parte, bullismo e cyberbullismo, io segnalo, lo saprete senz'altro, c'è la piattaforma ELISA del Ministero dell'Istruzione che ci propone dei dati che poi comparati con quelli che sono i dati che riguardano la statistica della delittuosità offrono un elemento di spunto molto interessante perché dai dati della piattaforma ELISA emerge come su tutto il territorio nazionale come il 22,3% degli studenti e studentesse delle scuole superiori abbia dichiarato di essere stato vittima di bullismo da parte dei pari, insomma dei ragazzi, quindi il 19,4% in modo occasionale e il 2,9% in modo sistematico. Il 18,2% inoltre ha preso parte attivamente a episodi di bullismo verso un compagno o una compagna, dichiarando il 16,6% in modo occasionale e l'1,6% in modo sistematico. Io chiedo scusa se l'apparente aridità di questi dati, ma poi vedremo come questi numeri semplici si collegano a un'altra griglia di valutazione che ci dà poi, secondo me, un elemento di valutazione particolare. L'8,4% ha subito episodi di cyberbullismo, 7,4% in modo occasionale e l'1% in modo sistematico, il 7% dichiara di aver preso parte attivamente a episodi di cyberbullismo, 6,1% in modo occasionale e 0,9% in modo sistematico. Quindi sono percentuali di una certa importanza fondata su un campione statistico, adesso io non so come organizzato, sicuramente non significativo secondo i criteri statistici generali, ma che insomma danno già il segno di una certa importanza del fenomeno. Molti studenti hanno evidenziato di aver subito bullismo basato sul pregiudizio, il 7% prepotenze a causa del proprio background etnico, 5,5% occasionale, 1,5% sistematico, il 6,4% prepotenze di tipo omofobico, nel 5% dei casi in maniera occasionale e 1,4% in maniera sistematica, il 5,4% prepotenze per una propria disabilità, 4,2% occasionale, il resto 1,2% in maniera sistematica. E ecco, un elemento che la piattaforma ELISA propone del Ministero dell'Istruzione, che è degno di nota, è che dalla ricerca pubblicata, è che risulta abbastanza sconosciuta agli studenti la figura del docente referente all'interno della scuola per il contrasto al bullismo, anche quando questo sia stato nominato. Questo credo che è un elemento che dobbiamo tenere in grande considerazione se intanto apriamo una lettura, insomma un riferimento a quelli che sono i dati statistici che riguardano la delittuosità. Voi pensate che nel 2019, a fronte di questi dati che vi ho detto, che
indicano un grande campione statistico orientativo, nella provincia di Roma sono stati denunciati solo nel 2019 solo 6 casi di bullismo avvenuti in un contesto scolastico, ossia all'interno o nelle immediate vicinanze degli istituti di istruzione. In 2 di questi casi gli episodi sono consistiti in offese perpetrate attraverso discriminazioni razziali. Un altro fenomeno che ritengo abbastanza significativo e per i quali sono stati denunciati 12 casi nel medesimo anno solare ed è costituito dall'evoluzione del bullismo, è proprio quello delle baby gang. Io, ecco perché dicevo, apro un po' l'orizzonte dei fenomeni, perché credo che siano tutti espressivi, insomma, di un disagio che in qualche modo registriamo in questo periodo. In queste occasioni, a cui faccio riferimento in questi 12 casi, le vittime hanno quasi sempre riportato lesioni con prognosi anche superiori a 20 giorni, cagionati da atti violenti realizzati per finalità predatorie e richieste estorsive. Io segnalo, ricordo per le cronache, noi vivemmo l'inverno, non l'attuale, ma quello scorso, quello del secondo lockdown, che adesso poi nei 2 anni di pandemia abbiamo perso un po' i riferimenti temporali precisi. Segnalavo che questo tema, per esempio, emergeva qui a Roma, ma non solo a Roma, sotto forma anche addirittura di appuntamento che i ragazzi si davano sul web per vedersi ad esempio al Pincio o altrove, per ecco, ingaggiare queste risse, queste percosse che si davano. Quindi questo è un fenomeno veramente molto, molto particolare, perché dava l'idea di come questi fenomeni fossero addirittura pianificati e programmati piuttosto che frutto, insomma, di una esuberanza giovanile, diciamo, da reato d'impeto piuttosto che da reato premeditato. E nel 2020, con il primo lockdown e l'introduzione della didattica a distanza, è ovvio, sotto gli occhi di tutti, ci sono autorevoli rappresentanti del mondo scolastico e quindi lo potranno dire meglio di me, sono state ridotte notevolmente le occasioni di carattere relazionale anche nel contesto sociale. E io credo che questo tipo di distanziamento sociale applicato nel contesto specifico possa essere sicuramente una causa di incremento sia dei casi di bullismo che di cyberbullismo, ma anche dell'aumento di episodi di baby gang. E aggiungo, adesso non voglio ampliare troppo lo spettro dei fenomeni che noi stiamo monitorando, anche quelli in qualche modo legati alla movida o la mala movida, o tutti questi fenomeni di, come dire, di modo disordinato di vivere gli ambiti di socialità, soprattutto quelli nei luoghi aperti al pubblico. Molti casi fanno registrare una tendenziale incremento anche di fenomeni e di casi che hanno, insomma, in cui i ragazzi sono dati anche proprio alle percosse, alle minacce, le rapine nei confronti di altri minorenni. Nel primo semestre del 2021 sono stati registrati 7 casi di bullismo, di cui uno di cyberbullismo, sempre nell'ambito scolastico, ed uno perpetrato attraverso condotte discriminatorie della libertà sessuale. In 13 occasioni sono state denunziate aggressioni realizzate attraverso minacce e percorse da parte di baby gang che hanno causato lesioni ed ottenuto profitti attraverso rapine ed estorsioni. Segnalo che per quanto riguarda la nostra area metropolitana, la principale concentrazione di questi episodi sono avvenute principalmente nei municipi dei quadranti sud-sud-est di Roma, nonché nei comuni della città metropolitana. Dico questo perché, per carità, insomma, poi una valutazione statistica di largo respiro dovrebbe essere, insomma, sempre essere proiettata su più lunghi periodi, ma sembrerebbe la collocazione specifica preferenziale di queste fenomenologie collegarsi con i luoghi che tendenzialmente manifestano un maggiore disagio sociale anche sotto altri aspetti. Insomma, io dico, ciò che emerge da questi dati che vi ho dato, spero in maniera non troppo confusa, insomma, dal dato che si rileva dall'indagine svolta dal Ministero dell'Istruzione pubblicata e l'evidente scollamento che c'è su quelli che sono poi i dati delle denunce, nel senso che le percentuali più alte dei primi sembrano non trovare corrispondenza nella limitatezza dei casi denunciati, e che probabilmente quello che dicevamo proiettato nel mondo scolastico, la inconsapevolezza anche dei referenti scolastici su questi temi, proietta anche, proietta anche al di fuori dell'ambito scolastico la propria luce sul fatto che probabilmente c'è questo scollamento tra generazioni, per cui i ragazzi in qualche modo, e quindi da ciò la minore propensione a uscire allo scoperto e a incoraggiare oppure a fare in modo che si esca allo scoperto, e quindi ci sia una sostanziale corrispondenza da quelle che sono le statistiche fatte in quel modo scientifico e quelle che poi si traducono in attività, come dire, di carattere criminologico, cioè con la denuncia dei reati. Quindi
È secondo me in questo scarto che si deve, che, questo scarto che noi rileviamo su questo aspetto specifico, ma che si proietta un po' su tutte le fenomenologie che abbiamo detto, che si deve proiettare, insinuare il ruolo di prevenzione che può essere svolto dagli adulti. Qui si parla degli adulti, ripeto, nelle varie categorie che ho declinato prima, non solo gli insegnanti, la famiglia, indubbiamente prima da tutti, dovrebbe essere anche le forze dell'ordine. E chiaramente quindi la grande sfida, la grande scommessa è quella di intuire quali sono i segnali rivelatori di questo disagio, i segnali rivelatori di questi fenomeni di prevaricazione iniziale finché poi assumono una forma progressiva, e quindi questa è la grande scommessa che dobbiamo porre in essere. Noi siamo fortemente impegnati, quindi non solo su quelli che sono, ripeto, con delle professionalità specifiche sul bullismo e cyberbullismo, attraverso innanzitutto il fatto di poter intercettare e monitorare i fenomeni, come vi dicevo, attraverso delle attività specialistiche delle forze di polizia. La Questura di Roma, per esempio, è costantemente impegnata nell'attività di monitoraggio per un mandato che è stato dato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza a tutte le questure attraverso il coordinamento di attività di polizia giudiziaria di tutti i distretti e dei commissariati di pubblica sicurezza della capitale e della provincia, e poi facendo ricorso anche a strumenti innovativi dei quali si sta sperimentando in qualche modo l'efficacia, come l'app UPOL, un'app che è stata creata e diffusa proprio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dico che non fosse veramente addentro il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in generale, come Santo sa, la casa, diciamo, madre un po' di tutte le forze di polizia, ma soprattutto della Polizia di Stato. È un'articolazione, un dipartimento appunto del Ministero dell'Interno dove trova casa la Polizia di Stato e l'attività delle forze di polizia. È stata quindi lanciata questa app UPOL che consente di segnalare questi episodi di bullismo anche con foto e video, e su tutto quindi anche la capillare informazione nelle scuole. Quindi vi dicevo, importante coprire questo gap, che è un gap anche generazionale, è un'attività molto sfidante, cioè che io credo debba riguardare tutti. Noi abbiamo domani, credo che abbiamo anche un comitato per l'ordine pubblico in cui rinnoviamo una riflessione insieme alle autorità amministrative territoriali, l'amministrazione scolastica e quant'altro, delle riflessioni su alcuni fenomeni che si stanno verificando. Ripeto, a noi quelli anche di un certo di una certa preoccupazione, anche perché più estesi, più evidenti e dei quali ci si lamenta di più. Io credo che se vedete le cronache nazionali un po' dappertutto, oltre che a Roma, avrete letto di questo tema, no? Che soprattutto certi quadranti dell'area metropolitana, il Pigneto, Trastevere, la cosiddetta mala movida, no? Tutti i luoghi così. Cioè io, se vi facessi vedere dei video, non è più solo il tradizionale modo di vivere in maniera molto intensa e un po' trasgressiva la notte di quelle aree, ma vi posso garantire delle fenomenologie veramente molto strane, parte con come dire, lesioni fisiche tra di loro, ma addirittura comportamenti francamente che sembrano essere significativi, come se in questi due anni ci fosse un'accentuazione legata al fatto, cioè di una sorta di energia che è stata compressa in una pentola a pressione che adesso tende a riemergere e quindi in qualche modo emerge in questa maniera impetuosa. Noi stiamo cercando, perché siamo convintissimi, su questo devio un po' da quello che è il tema dell'importante appuntamento che è organizzato, Salvo, io sono convinto che non tutto si può fare con gli strumenti dell'indagine di tipo di polizia giudiziaria, nel senso che questi, come spesso succede, se non per fare, come dire, la sociologia della polizia, però sicuramente stiamo cercando di andare un po' a fondo e di vedere un po' come si può prevenire attraverso anche un'azione di carattere di prevenzione situazionale, prevenzione di tipo sociologico. È difficile, non c'è dubbio che tutte le figure di riferimento generazionale degli adulti, quindi coinvolgere anche le famiglie, e spesso, come sanno gli operatori della scuola, lì è il problema. C'è una nascente, come ti dicevo prima, trasposizione, quindi c'è un'articolazione del ribellismo giovanile e delle intemperanze su vari versanti, anche su quello riemergente un po' della politicamente impegnato. Voi avete visto che c'è stato un fenomeno trasversale a Torino, Milano come Roma, sul fatto che ogni fine settimana abbiamo queste manifestazioni che prendono spunto, per carità, da temi anche molto seri, e vi comprese, è stato molto dirompente l'ultimo episodio di cronaca che è successo di quel ragazzo che è deceduto sul luogo di lavoro dove svolgeva l'attività nell'ambito della programmazione dell'alternanza scuola-lavoro, episodio, per carità, di una gravità e di una sacralità che non va neanche sottolineata,
ma che è stato in qualche modo imbracciato come esempio di contestazione, no, di quella iniziativa politica che fu presa, insomma, per la creazione di questo meccanismo. E vabbè, comunque per, sulla base di questo, per la creazione di movimenti di contestazione che vengono in scia con una lunga stagione autunnale che abbiamo avuto soprattutto qui su Roma, di un riemergere delle occupazioni scolastiche, e non tutto sempre con comportamenti esenti dal atteggiamenti anche propensi alla violenza. Quindi metto tutto insieme, bullismo, cyberbullismo, baby gang, volgarmente dette, malamovida, riemergente effervescenza giovanile in ambito scolastico, anche dal punto di vista della politicizzazione, della ricorso alla violenza, insomma, alla violenza intesa come elemento di contrapposizione al ragionamento, al metodo del ragionamento come metodo di confronto anche generazionale, sono tutte cose che stanno lì, per carità, non abbiamo situazioni come quelle degli anni 70, però che stiamo monitorando. Il vero tema, credo, che metta tutto questo insieme, e quindi anche quello che voi analizzate più nello specifico, bullismo e cyberbullismo, è capire alla fonte, intercettare i fenomeni del disagio, le motivazioni che trasformano la naturale, come dire, energia giovanile che ognuno di noi ha provato, ahimè per quanto vi riguarda, ormai in anni molto lontani, però che poi, ecco, trova dei binari, delle canalizzazioni che, se non ben individuate, ben orientate e ben gestite, possono avere qualche fenomenologia molto più grave e molto più negativa. Quindi io su questo vi direi, ecco, noi siamo molti, abbiamo voluto dare in maniera molto così, con questo indirizzo di saluto, il senso, in maniera meno specifica, poi magari ci saranno altre occasioni per farlo, per dirvi che c'è un impegno poliangolare, diciamo così, della mia istituzione, di massima attenzione su questi fenomeni, sia in maniera più specialistica su quelli che appunto abbiamo detto, bullismo e cyberbullismo, sia in maniera molto più generalistica, insomma, su questi temi, su queste manifestazioni ulteriori a cui abbiamo fatto riferimento. Io chiuderei qui il mio saluto. Grazie. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, davvero. Grazie. Grazie a te, grazie al prefetto Piantedosi. Presidente, io direi ringraziamo il prefetto perché è andato oltre dal saluto, no? Sì, indubbiamente non mi aspettavo un intervento così puntuale da parte sua, visti i tanti numerosi impegni. Veramente grazie. Ci ha anche dato una statistica precisa, ecco, ci ha dato quello al quale non avevamo pensato in maniera così puntuale come ha fatto lei. Veramente è andato oltre le nostre aspettative, è un intervento piacevolissimo, nonostante le notizie non fossero delle migliori. Grazie. Però la ringrazio ancora. Bene, grazie. Anche perché ci fornisce elementi di sostanza, quindi ci va al di là dell'aspetto, esatto, emotivo, no? della paura, del fenomeno, ma elementi che dimostrano però, e mi fa piacere, scusa se sono un po' di parte, che le istituzioni conoscono il fenomeno, lo monitorano, lo attenzionano, e insomma ci ha assicurato il prefetto che fanno quello che è necessario per poterlo contrastare in qualche modo. Io direi allora, Presidente, tu sei il dominus. Abbiamo il polso della situazione adesso. Noi volevamo fare una riflessione su questo fenomeno. Ora partiamo proprio da questi dati, no? Partiamo da questi dati. Scusate, c'è una Monia che sta chiedendo di entrare? Sì. Con che nome? Anna Monia Alfieri. Forse, no, forse è un altro nome, nome diverso. Aspetta. Mi direi, nel frattempo, se sei d'accordo, lasciamo la parola al sindaco Cadispoli. Sì, passiamo la parola al sindaco. Eccomi qua, di nuovo buonasera a tutti. Grazie di nuovo per l'invito. Io ho già salutato e ringraziato il prefetto per la sua presenza, che ha testimoniato ancora una volta, ma non ce n'era assolutamente bisogno, di avere in grande considerazione quelle che sono le vicende legate al nostro territorio, così come qualche giorno fa immediatamente, prontamente, ha convocato una riunione con le forze dell'ordine per analizzare i fatti di cronaca che erano accaduti nella nostra città. Quindi veramente grazie di cuore e buon lavoro da parte mia e dell'amministrazione comunale. Ovviamente ti rinnovo la massima disponibilità a collaborare per qualsiasi necessità. Ringrazio ovviamente il Club Rotary e l'Istituto Comprensivo alla Dispoli 3 per aver organizzato questo incontro, questo momento di riflessione
tutti i relatori, le persone collegate da casa. Il tema all'ordine del giorno è un tema più che mai attuale e devo dire che, ascoltando anche l'intervento del prefetto, la mia partecipazione è sì in veste di amministratore locale, di sindaco, ma probabilmente la sento più come genitore, perché di fatto poi, essendo papà di due bambini piccoli di 6 e 11 anni, cominciano i miei figli, ma il più grande già da qualche anno, ad approcciarsi con il mondo esterno, e quindi vivo in prima persona le difficoltà di tutti i genitori e le preoccupazioni di tutti i genitori, quindi questo momento di confronto e di supporto è molto importante, perché credo che da analizzare non ci sia solamente insomma, l'aspetto legato all'educazione dei nostri figli, dei ragazzi, del farli comprendere quanto determinati atteggiamenti possano essere dannosi per il prossimo, ma credo sia molto importante anche sostenere le famiglie, aiutare i genitori, soprattutto a capire quando determinati fenomeni si presentano, come intercettarli, come poter, una cosa che riguarda anche il sottoscritto, come poter interagire con i propri figli per cercare di capire se tutto nella loro vita insomma, funziona normalmente oppure no. E questo momento è forse il più difficile, perché il bullismo purtroppo non è un fenomeno che nasce oggi, ma il cyberbullismo, in questa fase così delicata che stiamo vivendo da ormai un paio di anni, con insomma, la didattica a distanza che ormai insomma, un po' in alcuni casi, insomma, no, fortunatamente ora meno, ma ha isolato ancora di più con la reclusione forzata nelle nostre abitazioni, ha isolato ciascuno di noi, ma i nostri ragazzi, grazie agli smartphone, grazie alle piattaforme digitali, sono connessi H24 praticamente con tutto il mondo, lo fanno nel segreto, tra virgolette, della loro cameretta, magari, o dei loro smartphone, dove è difficile avere appunto il controllo della situazione. Quindi è veramente importante sapersi districare in questa situazione, e vi ringrazio nuovamente per aver organizzato questo momento così importante di riflessione, di studio, e perché no, soprattutto anche di supporto per le persone che poi con questo problema ci devono fare i conti all'interno delle proprie abitazioni. Quindi a nome dell'amministrazione comunale un ringraziamento a tutti voi, e soprattutto l'impegno da parte del sottoscritto e del Comune di Ladispoli a collaborare con tutte le realtà, che siano associazioni come in questo caso, il mondo della scuola, enti del terzo settore, perché c'è bisogno di fare rete, come si dice in questi casi, e perché le amministrazioni da sole non possono fare nulla, e quindi anche noi come comune, senza il supporto fondamentale dei presenti, ovviamente, di tutti quelli che operano nell'ambito del terzo settore, del sociale, non possiamo fare nulla, quindi c'è bisogno di essere uniti e di continuare, insomma, a tenere alta la guardia su un tema molto, molto delicato. Grazie a tutti, buon proseguimento. Io ringrazierei il sindaco Margherita, perché ha evidenziato un aspetto importante. Intanto il fatto che partecipi a queste riunioni, a questi incontri, l'istituzione è un segno che i cittadini hanno un riferimento, questo è importante. E poi sappiamo che non possiamo pretendere che i sindaci facciano tutto, perché la questione non è di facile soluzione, è una questione sociale, deve essere risolta appunto facendo rete, come lui stesso diceva. Ed è per questo infatti che Margherita ha promosso questo incontro facendo rete fra più istituzioni, no? Dico bene, Presidente? Sì, guarda, io quando sono venuta alla Ladispoli 27, quasi 30 anni fa, c'è stato in quel momento, perché proprio allora è iniziata una forte migrazione verso questo territorio. Oggi siamo arrivati a 60 etnie, ricordo bene, più o meno, e mi dicevo: ma come fanno a convivere tante etnie insieme senza che diventi il Far West? E in realtà poi, lavorando nelle scuole, mi sono resa conto che c'era questa grande sinergia tra scuola, famiglia e istituzioni che lavoravano, che hanno cercato appunto di prevenire, tra l'altro proprio su quel tipo di pregiudizio sulla differenza di razza che ci poteva essere, no? Su queste tante etnie presenti, io vedevo che questi bambini a scuola poi, attraverso i nostri progetti, riuscivano a convivere in modo pacifico. E devo dire
che oggi più che il bullismo, quello che ci sta spaventando invece è il cyberbullismo che avviene appunto al di fuori delle scuole. Non dico che all'interno delle scuole non esista più questa problematica, purtroppo esiste ancora. Noi abbiamo incontrato i ragazzi delle scuole medie e ci siamo resi conto che molti hanno anche paura a manifestare eventi che magari sono successi. Poi magari dopo approfondiremo bene con i vari relatori questo aspetto. Però ci rendiamo conto di informarti che Soranna Monia è con noi, quindi eccola. Aspettiamo che ci appaia anche fisicamente. Appena collega, è già qui tra i panelist, aspettiamo che si colleghi. Eccola. Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera Soranna Monia, la ringrazio tantissimo, è un grande piacere averla qui tra noi. Di solito siamo abituati a vederla da Porro il lunedì. Eccoci, adesso mi vedete da Foggia, per la verità sono a Foggia. Ecco. Anna Monia, stiamo trattando questo spinoso fenomeno del bullismo e soprattutto del cyberbullismo e soprattutto in questo momento parlavamo dell'esigenza di creare sinergie tra le agenzie educative. Da sempre chi educa è la scuola e la famiglia, riconoscendo ognuna di loro di essere limitati e di non riuscire da soli a completare quello che è il processo formativo. Oggi però queste agenzie educative si sono ampliate per effetto appunto dei mezzi tecnologici, ma anche di altre agenzie territoriali che possono essere lo sport, la parrocchia. Allora, se queste riusciamo a gestirle, quelle della rete purtroppo non ci riusciamo e sono quelle che però ci creano maggiore problema, perché più che essere agenzie educative spesso diventano agenzie diseducative oppure mezzi diseducativi. Lei sta nel mondo della scuola a 360 gradi, è un'esperta di politiche scolastiche, è a capo delle suore Marcelline, le scuole paritarie che sono in tutta Italia, è un'insegnante universitaria, ecco, quindi lei di scuola e di formazione, diciamo, è il suo pane quotidiano. Rispetto a questo fenomeno, lei che ci dice? Qual è la via da intraprendere? Quali sono i mezzi? Perché adesso credo che tutti sappiamo che esiste questo fenomeno, chi più e chi meno, ma quali sono gli strumenti e quali sono soprattutto gli strumenti per la scuola che possano, insomma, diciamo, aiutare a prevenire questo fenomeno? Sì, non c'è, innanzitutto grazie per l'invito e grazie davvero per questo momento di riflessione. Io credo, dal mio osservatorio, ma anche un po' da un'esperienza di buonsenso, che non ci sia una risposta preconfezionata. Certo è che personalmente ho creduto e lo credo ancora più oggi che l'unico modo per non risolvere le questioni è quelle di etichettarle in dei fenomeni, cioè clinicizzarle. Quando si cominciò a parlare di bullismo, ero molto allergica anche allo stesso termine, perché avevo la sensazione che si stava per clinicizzare un fenomeno, individuando chi è il colpevole e chi non lo è, chi va curato e chi va custodito. Ecco, questo è un approccio ai problemi che mi trova sempre molto resistente, perché quando noi clinicizziamo dei fenomeni o li etichettiamo, in realtà li stigmatizziamo per prendere le distanze. Noi abbiamo bisogno di dire chi è colpevole e chi non lo è. È necessario proprio nella natura umana. Ecco,
quando noi parliamo di ragazzi, di giovani, di educazione, di formazione, è sempre un guaio. Quindi, se mi posso permettere, una prima cosa dalla quale io prenderei le distanze è sempre l'etichettare e rendere dei problemi un fenomeno di cui parlarne, di cui trattarlo, perché in mezzo poi cosa ci sono? Ci sono i ragazzi, ci sono le loro storie, ci sono i docenti, quello che vedono o non vedono, le famiglie, il loro essere presenti o essere assenti, e ci sono, come dire, delle periferie dell'umano. E quando parliamo di bullismo, di violenza, personalmente ho conosciuto Picchio, il padre di Carolina Picchio, no? Voi sapete che Carolina Picchio era un'ex alunna della mia scuola di Arona, quando era alle medie con la sorella, poi passò in una scuola statale, è avvenuto quello che è avvenuto. Ho conosciuto la mamma di Michele, anche lui suicida per via di bullismo. E capisci che dietro c'è una realtà molto più complessa, che non può essere semplificata. Ecco, un'altra cosa che credo non aiuti nel trattare queste realtà è quella, sì, da un canto di trasformarle in dei fenomeni, clinicizzandoli, e l'altro rischio qual è? Quello di semplificare, banalizzando. E il bullo? Non ascolta, violento, e c'è la vittima. Ecco, proprio un modo maldestro di trattare la questione. Allora, per essere positivi e propositivi, credo che possa aiutare un approccio del tema di natura più complessiva, ma anche tipica del singolo. Non c'è qualcosa di così generalizzato che possa andar bene la ricetta preconfezionata o somministrata ad hoc. C'è il singolo, c'è Mario con la sua storia, con la sua presente o presente, c'è il docente Giuseppe, Maria, con la sua storia, con la sua empatia, cioè, ecco, scendere più nella realtà, scendere più in profondità, perché questo modo nostro di etichettare, di avere degli approcci globalizzanti, generali, massificanti, non solo banalizza ed esaspera i problemi, ma non c'è nessuna voglia di risolverli. L'idea di continuare a dire facciamo rete, alleanza, e poi non avviene perché va calata nella realtà, in quel singolo caso, in quella specificità, in quella parte della punta di iceberg che è sotto il mare, quella che non vedo, cioè dove si giocano le volontà delle persone, che è molto di più. E allora, quando parliamo di bullismo, mi viene in mente di dire era forse scontato che avvenisse. Se noi pensiamo nella storia della scuola italiana, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo delegittimato la famiglia con la sua responsabilità. C'è stato un momento storico in cui noi in Italia, verso gli anni 80-90, abbiamo pregato di avere nelle nostre classi solo gli orfani. Via i genitori, creano problema da parte, si intromettono troppo, dicono loro come si fa a scuola. E allora i due eccessi, fra l'inserirli eccessivamente e l'escluderli del tutto. E poi che cosa abbiamo fatto? Pensate ad un altro fenomeno gravissimo, latente, sotteso. Abbiamo delegittimato i docenti. Una categoria bistrattata, mal pagata, è sempre colpa loro. Non funzionano se la scuola. Ecco, allora in questi eccessi
abbiamo smontato ai nostri ragazzi due punti di riferimento che sono i pilastri nella scuola, la famiglia e i docenti. Allora, una prima cosa concreta, operativa da fare nella mia scuola, se voglio contrastare e prevenire il bullismo, è dare la giusta valorizzazione e considerazione ai genitori e la giusta valorizzazione e considerazione ai docenti. La prima alleanza che va fatta è fra i genitori e i docenti. La prima. Gli alunni hanno bisogno di trovare una sinergia, di sentire le stesse cose fra i docenti e i genitori. All'unisono. Ecco che allora entra in campo che cosa? Quegli strumenti che noi abbiamo, il patto formativo, quando parliamo di scuole paritarie o statali, o il consenso informato dei genitori. Non sono banalità queste. Bisogna preoccuparmi se nella mia scuola queste due figure hanno un peso, contano e vengono messe insieme. E i ragazzi ricevono lo stesso messaggio. Guardate che questo fenomeno, io penso di aver delegittimato i genitori e i docenti, noi lo abbiamo utilizzato la medesima operazione nella società civile. Pensateci, quali sono i tre grossi pilastri che abbiamo smontato ai nostri ragazzi? La magistratura, tutta corrotta. Le fughe, il grande fenomeno Palamara. Vero, ma non ci siamo resi conto che dal chiedere una sana riforma della giustizia al delegittimare la magistratura, di mezzo c'erano i nostri ragazzi, che pensate come guardano alle indagini, come guardano agli avvisi di garanzia dove la gente si suicida. Non è più un avviso di garanzia che ti permette di difenderti, ma sei già spacciato e quindi ti suicidi mentalmente oppure ti paralizzi, non fai niente per paura. Un altro è di questo, aver smontato la magistratura, guardate che noi avremo dei danni enormi e fra 3-4 anni saremo qui ad aver clinicizzato il fenomeno e a dirci come possiamo risolverlo. Che vuol dire che cosa? Quella criminalità latente, quella non considerare, non guardare più la legge come ad un orientamento della polis, come un'armonia. Guardate che fra qualche anno faremo convegni su questa roba qua. Poi che cosa abbiamo smontato ai nostri ragazzi? La libertà di espressione, che prima di essere un diritto è un dovere. Quindi la gogna mediatica non va bene, non soltanto perché produce morte, ma perché è un'offesa al principio più costituzionale, più liberale che ci sia, che è la libertà di espressione. Tra qualche anno staremo qui a domandarci perché la gente non parla, come coinvolgerla. E un altro elemento che abbiamo smontato nei nostri ragazzi è la classe politica. Tutta corrotta, tutta irresponsabile, non è più la politica la più alta forma della carità. E allora che cosa voglio dire con questo? Avere un approccio, noi che siamo educatori, critico alle cose che non vanno, è ben altra cosa dallo smontare i punti di riferimento. E allora, se noi vogliamo uscirne da questo fenomeno del bullismo, che vuol dire quella violenza sottesa, nascosta, vigliacca, non se ne esce dicendo ai nostri ragazzi, e concludo così, via dai social, scappate dai social, perché la piattaforma social è la piattaforma dove si consuma il nulla mischiato con l'odio e dove tu rimani impunito. Io stessa, che sono sui social, mi sono dovuta misurare con dei contraccolpi sottili, latenti. Questa suora, anziché star lì, ma che se ne vada in chiesa a pregare? Ma questa suora
anziché parlare di queste cose, vado a fare la Madre Teresa di Calcutta, perché c'è gente che muore di fame. E allora le reazioni quali possono essere, se può servire? Giocare al vittimismo, sono bullizzato, sono schernito, sono abusato e sono violato. Oppure agire da persona libera, a testa alta, che affronta le questioni argomentandole. Oggi la gente ha più bisogno di cultura che di un pezzo di pane. La cultura dell'assistenzialismo è ben altro dal considerare i cittadini partecipi del welfare e non solo portatori di bisogni, e vi andare tutte le cose che voi sapete meglio di me. E quindi il metodo che personalmente mi sento sempre di adottare con i ragazzi è questo: stai nella realtà, attraversa il dolore fino in fondo, ma io, educatore, ti do gli strumenti per non giocare al bullo e al bullizzato, alla vittima o al carnefice, ma a dare ragione profonda delle tue scelte. Solo questo approccio non clinicizzato, non stigmatizzato, è vincente, a mio modesto avviso, perché dice ai nostri ragazzi: io non ti posso dare tutte le risposte, non ti potrò difendere da tutti i vigliacchi che nel mondo ci saranno, da tutti i traditori, da tutti coloro che abuseranno della tua figura, ti useranno, ti getteranno, però ti posso dare gli strumenti per navigare in questo mare in tempesta. Questo è quello che io credo oggi sia un messaggio educativo vincente per i ragazzi, ma anche per gli educatori. È l'unica. Grazie, sor Anna Monia, magistrale come sempre. Eravamo qui in silenzio ad ascoltarla ed è sempre un piacere. Certo, questo ci fa sentire una classe generazionale che ha un po' fallito da questo punto di vista, e ci fa avere il polso della nostra responsabilità come adulti, come educatori, come genitori. Bisognerebbe resettare, usare il tasto reset per parlare di tecnologie e ricominciare da capo, per educare questa nuova generazione ad essere uomini liberi, no? Bene, grazie, grazie, grazie davvero. Adesso io passerei la parola al nostro dirigente, Giovanna Bruno. Io prendo la parola, sono rimasta incantata dalle parole di suor Anna Monia, ma non incantata nel senso degli orizzonti, no? Che mi ha fatto immaginare, le sue parole mi hanno fatto immaginare degli orizzonti. Io mi ero preparato una serie di riferimenti normativi e ho deciso di cambiare, non li menzionerò questi riferimenti normativi, e amici, non lo farò perché trovo, voglio partire da una riflessione prendendo a spunto le parole di suor Monica, cioè gli strumenti. Parlava di strumenti, parlava di valorizzazione delle famiglie e dei docenti, e voglio parlare proprio di questo, degli strumenti che la scuola ha, perché la scuola ha degli strumenti. Se noi immaginiamo una scuola improntata solo sull'aspetto cognitivo, disciplinare, e se noi ci fermiamo solo al disciplinare, se invece suor Monia mi ha fatto riflettere che io posso utilizzare il disciplinare, le discipline come strumenti per agire anche sulla formazione, questi nostri ragazzi, l'entusiasmo, per far nascere in questi ragazzi l'entusiasmo. Io non so se i nostri docenti, io queste, l'osservazione che facciamo nelle classi, ragazzi a volte annoiati, no? Dobbiamo trovare qualcosa di confezionato per spezzare la loro noia, no? Quante volte i docenti si inventano mille attività per spezzare la loro noia. E allora quali strumenti alla scuola? Beh, vi garantisco che la scuola ha strumenti, ma se noi sogniamo in grande, se noi vediamo l'orizzonte di cui parlava Anna Monia, se noi vediamo quell'orizzonte, non riusciamo a trovare gli strumenti, dove li troviamo gli strumenti?
docenti, li troviamo nelle discipline, li troviamo nelle attività formative, li troviamo negli incontri informali che facciamo con i nostri alunni, perché ci saranno anche dei momenti informali in cui noi incontriamo i nostri bambini. È da quell'età che noi dobbiamo partire per trasmettere questi valori, noi dobbiamo attivarli certi processi. Allora io dico, siamo attivatori di processi e la scuola deve utilizzare gli strumenti che il legislatore gli fornisce, perché è dal 2015 che la scuola ha questi strumenti, li deve utilizzare proprio in vista di questa formazione. Mi piacerebbe tanto, ogni volta che guardo i nostri ragazzi quando entro nelle classi, suor Anna, non li immagino mai da soli. Immagino sempre questi alunni con le due spalle, con dietro queste due persone, questi due pilastri che sono i loro genitori, con tutti i loro limiti, no? Soprattutto oggi è difficile fare il genitore, ma li immagino proprio come queste figure dominanti dietro le loro spalle. E allora io me li abbraccio tutte queste figure, abbraccio il bambino ma abbraccio anche i genitori, perché vi ripeto, con il loro limite, ma gli vado incontro ai genitori, così come vado incontro ai docenti. Quante volte i nostri docenti sono stati visti responsabili degli atti di bullismo, ma quante volte i nostri docenti e quante energie hanno speso, no, nelle classi, e quante energie spendono i docenti nelle classi, perché le discipline i docenti le utilizzano solo come strategie e fanno educazione civica, e improntano valori di convivenza civile, e fanno legalità, e io li vedo i docenti lavorare nelle classi. E allora se soltanto potessimo, con una lente di ingrandimento, vedere questo orizzonte, suor Anna, voglio immaginarlo diverso, voglio immaginare questa rete a maglie larghe, ma veramente a maglie larghe, in cui certamente con i limiti che ciascuno di noi porta, se non altro l'intercettazione, e mi fermo lì, l'intercettazione di alcuni disagi, perché se io intercetto i disagi, se non altro avrò teso una mano verso quell'alunno, verso quel docente, verso quel genitore. Non voglio rubare altro tempo a voi amici, non voglio assolutamente, voglio che invece venga fuori l'attività formativa che viene fatta nelle scuole, in tutte le scuole, ognuno con il proprio contributo, perché i referenti poi organizzano le attività. E non vi nascondo, nell'incontro che abbiamo avuto con i nostri ragazzi della scuola media, è stata una mattinata di una grande lezione, nel momento in cui sono venuti fuori i disagi, ma non con le parole, i disagi nei loro occhi, quando hanno Maria Onelli presentava la problematica, i disagi nei loro occhi quando si guardavano, e non è vero che non ridevano, loro dimostravano un disagio quando loro sorridevano. E quindi ci siamo interrogati con la mia docente, con la mia referente, con Margherita, con Susi, con Anna, ci siamo interrogati, abbiamo pensato, non può finire qui. Non è un'attività che finisce questa, è un'attività che continua nelle aule, nelle ore di italiano, nelle ore di matematica, nei corridoi, nei nostri incontri, nelle chiacchierate. Di questo ringrazio anche Margherita, che mi dà un grande supporto nel portare avanti l'attività con la scuola, e ti cedo subito la parola e mi fermo qui. Grazie a tutti. Grazie Preside. Ho sentito la parola malessere degli alunni, malessere dei ragazzi che in questo momento stanno vivendo, in questo particolare momento li stanno vivendo ancora di più. Anna Onelli, pedagogista, si è sempre occupata di questo aspetto, ha scritto anche un libro sui malesseri dei ragazzi e degli alunni. Quali sono i malesseri principali, Anna, che un bambino vive e che lo porta probabilmente a trovare divertimento o a trovare sfogo al suo malessere attraverso azioni di bullismo, o il malessere che invece vive chi è vittima di appunto di queste azioni? Anna, il microfono chiuso.
Ok, perfetto. Grazie Margherita. Io parlerei di malessere in questo momento. Perché? Perché siamo in un momento di pandemia che ha risentito di una forma di isolamento. Si sono intrecciati gli effetti sia della sofferenza che derivava da fenomeni di bullismo e di cyberbullismo e che era già presente prima dell'isolamento, del lockdown, della pandemia, sia la sofferenza derivante adesso da questa forma di isolamento che praticamente meriterebbe una trattazione molto ampia. Ma l'isolamento ha reso sostanzialmente tutti i nostri giovani più fragili. Perché? Perché hanno dovuto seguire delle regole sociali a cui non erano assolutamente preparati, hanno dovuto osservare il distanziamento, indossare la mascherina, sopportare la privazione degli spazi ricreativi, sportivi. È come se fosse passato uno tsunami che gli ha tolto praticamente tutto, gli ha privato della presenza e del rapporto diretto con gli amici e di tutte quelle cose che, sulle quali loro avrebbero dovuto costruire la propria identità e quindi la propria autonomia. Le conseguenze sono state inevitabili. A me dispiace, vorrei dare bellissime notizie, ma purtroppo affrontare questo problema significa guardarlo fino in fondo. Inevitabile perché? Perché si è verificato un indebolimento psichico che va ad attraversare tutte le età nella fascia, da bambini agli adolescenti e oltre. C'è sempre un numero crescente di genitori che si stanno rivolgendo allo psicologo per forme di autolesionismo e per pensieri suicidi. Addirittura le ricerche che sono state fatte in più università, Palermo, Parma, ma anche negli ospedali a Vasilini di Genova, hanno rivelato che già dopo il primo lockdown nei bambini e nei ragazzi è stato preso, diciamo, il campione. Ma i bambini al di sotto dei 6 anni presentano una regressione proprio a livello dei bambini che tornano a fare la pipì a letto, oppure che si svegliano di notte, oppure che hanno disturbi, diciamo, del sonno e dell'appetito, che non controllano le feci, che hanno paura del buio. Bambini più grandi che comunque cominciano ad avere un'ossessione per una mania per la pulizia, che fanno fatica ad addormentarsi la sera e a svegliarsi la mattina per presenziare alle lezioni telematiche. E adolescenti che dicono di sentirsi stanchi, nervosi, scoraggiati, che vivono nell'ansia, nella tristezza, che hanno problemi di attenzione, di rabbia, di depressione e di pensieri suicidi. E purtroppo dovremmo andare a toccare questa sera anche certe forme di autolesionismo e i suicidi in età precoce, precocissima. Diciamo che la noi non siamo qui adesso per prendersela con la tecnologia, che comunque è il futuro. Perché? Perché ci ha permesso anche di sopravvivere al lockdown con lo smart working, con la data. Ma è l'uso improprio che se ne può fare, perché chi naviga in rete senza le dovute conoscenze è chiaro che prima o poi impatta in problematiche. Per esempio l'isolamento, il lockdown ha richiesto tante ore davanti agli schermi, dove navigare senza nessuna restrizione, senza la supervisione dell'adulto, l'ha esposti a video anche violenti, a immagini violenti, anche sessualmente esplicite, e si sa che i giovani adolescenti tendono ad emulare. Li ha esposti a malintenzionati, a persone che prima catturano la loro, diciamo, fiducia e poi li ricattano. Li ha esposti maggiormente alla crudeltà dei cyberbulli. Il cyberbullo è il bullo elettronico, quello che utilizza email, chat, per perseguitare la sua vittima. I genitori, cosa fanno i genitori? Per lo più ignorano ciò che accade ai propri figli. Come diceva il sindaco Grando, si rinchiudono nella loro camera e il genitore non sa. E i figli non parlano per vergogna. Non parlano per vergogna e che cosa fanno? Nella sofferenza trasformano, diciamo, la loro sofferenza in comportamenti di tipo psicopatologico.
la Suor Monia ha parlato di Carolina Picchio. Carolina Picchio è una 14enne che si suicidò buttandosi dal balcone, perché seppure aveva retto tutte le forme di prevaricazione e di bullismo che gli erano state diciamo che aveva dovuto sopportare, non resse poi alla forza del web quando ad una festa lei non si sentì bene, quindi andò in bagno e i compagni, chiamiamoli compagni, fecero delle riprese mimando atti sessuali vicino al suo corpo inerte. Queste immagini furono mandate prima nelle chat dei compagni, poi furono diffuse diciamo sui social. E lì, di fronte a questa forza, diciamo, a questa pervasività del web, perché la notizia, le video, le visioni, le immagini girano il mondo in un attimo, Carolina non ha retto e si è suicidata, ma prima ha denunciato i compagni, ha raccontato le cose come erano andate e ha lasciato un messaggio che poi alla fine è diventato un monito. La senatrice Ferrara, Elena Ferrara, ha proposto sulla base di queste sollecitazioni di Carolina Picchio la legge del 2017 per la prevenzione sul cyberbullismo. Ora, lei scrisse: le parole fanno più male delle botte, ma in realtà fu proprio così forte e chiara. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno. E oggi, se prima anche i genitori l'abbiamo sentito spesso dire, ma dai che vuoi che sia, è una ragazzata, il bullo pure si difende dietro il fatto, diciamo, ma io scherzavo. Ecco, adesso non si può più, perché come inizialmente il questore ha dichiarato, adesso non sono più ragazzate, sono veri e propri reati. Il genitore, anche per la legge del 2017, è chiamato a rispondere in sede civile dei danni che il bullo e il cyberbullo il minore combina, e tutti sono chiamati a risponderne in sede penale, cioè abbiamo il minore di 14 anni che può essere soggetto anche a ristrettezze, diciamo, di sicurezza, quindi non è che proprio non risente di niente, è la famiglia che comunque ne risponde insieme a lui. Superati dal 14 al 18 anno ci troviamo sempre di fronte a un minore, però in questo caso se non ci sono denunce o querele, la famiglia e il minore vengono convocati dal questore, che fa una sorta di cartellino giallo, cioè una sorta di diciamo ammonimento. Ma io andrei a vedere un attimo in quale tipo di sofferenza si trasforma il bullismo elettronico, il cyberbullismo. Diversi tipi. Ed abbiamo ad esempio degli studi recenti che hanno dimostrato che la maggior parte degli adolescenti, sia maschi che femmine, sono bullizzati online per la forma del corpo e per il peso. E questi diventano oggetto di insulti, di commenti negativi da parte dei bulli. Qual è la conseguenza? La conseguenza è un comportamento alimentare di tipo psicopatologico, quale la bulimia o l'anoressia. La bulimia è un mangiare incontrollato, infatti bulimia significa fame da bue, e fa comprendere che chi ne è affetto mangia moltissimo. Però che succede? Che poi di nascosto si procura il vomito per liberarti di tutto il cibo in eccesso. E la bulimia è subdola, proprio perché non si vede quello che accade. Il disturbo opposto è l'anoressia. L'anoressia si vede benissimo che il ragazzo perde peso. L'anorexis è il termine, significa mancanza di appetito, perché nell'anoressico è il cibo che è il grande nemico da combattere. Io dico questo ai genitori perché... perché i genitori, nel momento in cui si rendono conto che il bambino mangia troppo oppure che non mangia affatto, non devono pensare come solitamente, no? Diciamo, ma guarda, è un goloso, oppure lei vuole fare la modella, no? Ci potrebbe essere dietro una sofferenza inespressa.
vorrei accennare anche all'aumento di forme di autolesionismo. In questo momento sono in aumento vertiginoso perché spingono i giovani, soprattutto tra i 12 e i 24 anni, a procurarsi dei danni fisici. Solitamente li fanno sugli arrambacci o nelle parti del corpo che possono essere nascoste dagli abiti. Utilizzano lamette, coltelli, forbici, pezzi di vetro, oppure per fare dei tagli superficiali, oppure si bruciano con un ferro rovente o con l'accendino. Vi sono quelli che ingeriscono sostanze tossiche, si tirano i capelli, si bucano con aghi e siringhe, battono la testa contro il muro. Allora uno pensa, dice, ma il genitore dov'è? Allora il ragazzo si guarda bene, dico il ragazzo, in generale il ragazzo o la ragazza, si guarda bene se copre le cicatrici e laddove non riesce a coprirle con camicie, con le maniche lunghe, eccetera, e inventa delle bugie per giustificare i segni più evidenti. Loro lo sanno che stanno facendo una cosa sbagliata, sanno che se ne devono vergognare, ma sentire il dolore fisico li aiuta a superare il dolore psicologico e allontana da loro la disperazione, la tristezza, la rabbia, il fatto di sentirsi non amati. Un altro accenno, l'uso improprio dei media e dei social. Oramai moltissimi sono gli adolescenti che controllano fino a 110 volte al giorno la messaggistica su WhatsApp, su Instagram, su TikTok, che è poi il social più trendy, quello del momento. E che cosa sta accadendo? Che è in aumento vertiginoso il numero di giovani che hanno sviluppato una vera e propria dipendenza da internet. Questa dipendenza da internet, di cui risultano per lo più affetti giovani tra i 13 e i 20 anni, che sono intelligenti, sono razionalmente più maturi di altri, che tendono all'isolamento, si isolano gradualmente nella loro camera per navigare nel mondo virtuale del web e non ne escono più neanche per lavarsi o per mangiare. Finisce che si isolano progressivamente dal mondo, il genitore gli deve lasciare loro il cibo fuori la porta della camera e così tagliano ogni rapporto con la realtà. Questa sindrome fu isolata già tantissimi anni fa in Giappone. Le cause di questo rifiuto alla vita si ricercano nell'uso smodato della tecnologia, nel bullismo, nel desiderio di ribellione, nelle alte aspettative dei genitori. Vengono chiamati ikikomori, questo è il termine che è stato dato sia alla sindrome sia ai giovani che ne sono affetti. Io vorrei concludere questo intervento con la parte, diciamo, più dolorosa, perché ci sono giovani isolati e derisi per fatti di bullismo e cyberbullismo che scelgono il suicidio, anche i suicidi sono in aumento, come decisione estrema per porre fine alle loro sofferenze. Non reggono alle prevaricazioni. Perché non reggono? Perché sono impreparati o troppo piccoli. Io vorrei far rilevare che sono moltissimi i bambini, hanno già un profilo social a 8 anni e non stanno a indagare sull'adulto che ha mentito e che autorizza il bambino a mentire nel momento in cui gli crea un account ad un minore di 13 anni. Sono bambini che usano i social senza che i genitori li abbiano informati del fatto che le parole feriscono e a volte uccidono e che in internet, e questo vale anche per gli adulti, non esiste l'anonimato, che il virtuale è reale perché procura sofferenza, odio e che tutto ciò che si dice o si scrive su internet lascia sempre e per sempre una traccia. Questo va detto ai nostri giovani. Il problema è nel fatto che non abbiamo mai detto che il cellulare spara come un'arma. Lo so che sembra una frase forte, ma io la voglio usare perché tante vittime non possono essere morte invano. Non c'è più Edith, che a 8 anni e mezzo si è impiccata in un armadio. Matteo si è impiccato nella sede degli scout a 11 anni. Stefano, 17, si è buttato giù da un ponte. Amanta, 16, ha bevuto la candeggina perché gli dicevano fai schifo. Allora, per rispetto a loro e a quanti altri si sono suicidati, non possiamo accettare che rimangano solo tra filetti di cronaca. Non possiamo permettere che i giovani continuino a morire perché qualcuno che scrive fai schifo.
Quindi pensare di tornare indietro è impossibile. È per questo che questa alleanza scuola, famiglia e territorio è doverosa. Come in questo caso, per gestire insieme il fenomeno in modo da insegnare ai nostri ragazzi e ragazze che le parole hanno un peso, che gli altri si devono rispettare sempre e comunque, anche su internet. Io vi ringrazio dell'attenzione e mi riservo di suggerire in sede di dialogo quello che penso possa essere utile. Grazie, grazie Anna. Volevo passare un attimo la parola a Suor Anna Monia, che ovviamente ha una scaletta molto fitta e ci deve lasciare. Io ringrazio, mi spiace tantissimo non riuscire a fermarmi oltre perché sono a Foggia in trasferta nella nostra scuola. Comunque grazie di questi momenti di confronto, credo che siano quanto mai necessari davvero. Grazie sinceramente per aver trovato il coraggio di dedicare tempo che non avete. Grazie di cuore. Grazie Suor Anna Monia, buon lavoro. Allora io adesso vorrei parlare con una persona. Prima Anna ha fatto accenno ai tanti disagi che portano i genitori a doversi rivolgere a un esperto, che è lo psicologo, perché da soli non ce la fanno. Noi stasera non abbiamo intenzione di demonizzare nessuno, neanche i genitori, in primis i genitori, perché non vorrei essere nei panni di un genitore e di un ragazzo che sta vivendo un disagio. E quindi passo la parola a Maria Novella Tacci, che è un'esperta, la nostra psicologa, nonché rotariana di lungo corso, che si occupa da sempre, da molto tempo, di nuove generazioni. Ecco. Allora, grazie, sono contentissima di stare qua con voi e devo dire che sono veramente sorpresissima della densità di concetti che sono stati espressi da tutti voi e dal modo col quale l'avete espresso. Cioè, nel senso, siete veramente delle persone piene di passione in quello che stanno facendo, e questo si sente, e questo già di per sé è terapeutico, perché è molto più convincente di tante parole. Ora, tanti sono stati i concetti espressi. Io che contributo vi posso dare? Io sono, sì, è vero, sono psicologa, ma sono anche sociologa, che non è irrilevante, perché questa cosa mi ha permesso nella mia vita, io sono sociologa e sono psicoterapeuta e lavoro con individui e con gruppi e da parecchi decenni. Quindi le cose che posso dirvi sono quelle derivanti dall'esperienza che ho avuto con individui e con parecchio tempo. L'aspetto molto importante, secondo me, da considerare è che qualsiasi malessere non nasce nel vuoto, cioè nessuno di noi, di qualsiasi fascia di età, piccolino, ragazzino, più che adolescente e adulto, non sta nel vuoto, è immerso tutti insieme, tutte queste fasce di età sono immerse in una società. E quando parlo di società, perché sentivo a un certo punto, no, che c'era un po' a volte l'idea di dire ci sentiamo responsabili, come generazione abbiamo fallito. Credo che bisogna essere veramente prudenti nei confronti di se stessi, cioè compassionevoli proprio, cioè quando si parla di questo non è questione di una generazione che ha fallito. Una generazione è il portato in quel momento di quelle precedenti e ci saranno anche quelle
che seguono. Non è così semplice, che è una generazione che è sbagliata. Quindi tutto questo malessere, tutta questa violenza che adesso si sta manifestando nella società, se ci fate caso, si sta manifestando da un po' di anni, non è che nel passato non si sia manifestata, perché voglio dire, se lo guardiamo da un punto di vista storico, quello che è successo all'inizio del Novecento, prima, cioè voglio dire, la violenza nella società si è sempre manifestata, quindi non è che ora soltanto siamo violenti, è il modo col quale si manifestano queste cose. Allora, è brutto, cioè è pesante, è doloroso constatare questo, ma violenze terribili si sono espresse nel passato in tante situazioni e si esprimono ancora oggi, neanche tanto lontane, sono arrivate nelle nostre case in tanti modi, in televisione, nelle strade delle città, e tutto questo è stato, diciamo, il contesto nel quale vivono, hanno vissuto, vivono e constatano i nostri ragazzi, ragazzini e anche gli stessi genitori, cioè siamo circondati da questa difficoltà e da questi episodi. Tutto questo crea proprio una cappa di umori, e poi ci sono le difficoltà oggettive, le difficoltà economiche, le difficoltà del lavoro che non c'è. Ci sono tantissimi elementi che fanno parte delle vite. E quindi voglio dire, quando dice la generazione ha fallito, ma ha fallito che? Cioè è veramente una situazione talmente complessa, se si pensa, il che non significa allora butto la spugna e non faccio niente, intendiamoci. Però dico semplicemente, guardiamo con realismo la complessità della situazione. Allora, il ragazzo, l'adolescente, l'adulto, a parte il fatto che oramai l'avrete notato, questa differenziazione di fasce di età è molto più sfumata, perché per esempio il passaggio da un'età ad un'altra in alcune società anche primitive veniva sancito da delle ritualità, ma anche nella nostra società veniva sancito da delle ritualità. Ma voi vedete che ci sono degli adulti che sono adulti forse anagraficamente, ma sono veramente degli adolescenti, ci sono dei ragazzini che sono cresciuti prima, quindi non c'è poi di fatto sempre una differenziazione così chiara. Allora, quello che accade oggi a volte in questi gruppi che hanno questi comportamenti che voi così abilmente avete messo anche in evidenza, possono essere letti veramente anche come i riti contemporanei che i ragazzi si inventano per sentirsi diventare adulti, per non sentirsi soli, per sentirsi di appartenere a qualche cosa, per sentire che loro riescono a controllare qualche cosa. Riescono. Questi comportamenti di aggressività e di bullismo, perché nel bullismo noi abbiamo la vittima e abbiamo colui che ti bullizza, c'è l'aggressore e c'è la vittima, come c'è anche nelle coppie, no? Tutte le violenze sulle donne, cioè, le violenze fra uomini, perché non è che quelle non esistono. Allora, quando ci sono queste situazioni dove da un lato c'è chi esercita l'aggressività e chi la subisce, dobbiamo pensare che chi la esercita, nell'atto stesso dell'esercitarla, si sente forte sull'altro. Da questo punto di vista, l'altro è utilizzato. La ragazza alla quale facevate riferimento, no, e di cui ce l'ha parlato anche la suora, la ragazza che ha lasciato quell'esempio, quelle frasi importanti, e che poi si è uccisa buttandosi di sotto, no? Perché è stata bestialmente usata come un oggetto. Allora il problema è che questa nostra società
ma con le comunicazioni che il modo col quale funziona, tutti gli aspetti del consumismo, i simboli che vengono usati, i comportamenti che vengono sostenuti. Non puoi essere passivo, fatti valere, non, gli altri se ne approfittano di te. Cioè, capite? Se ci pensate, non dà valore all'affettività, alla mitezza, alla comprensione. Cioè, capito? I genitori sono preoccupati che il proprio figlio si sappia difendere e chissà dentro casa che cosa ha visto questo figlio, come interagiscono tra loro i genitori, che cosa è successo, capito? Allora, questi sono elementi estremamente importanti, ve lo posso assicurare, l'ho visto benissimo dalle persone che vengono in terapia, indipendentemente dall'età. Peraltro, io non lavoro con i bambini, cioè, perché non è che uno fa tutto, io lavoro con gli adulti. Con gli adulti significa dai 18 anni, no, dall'età della ragione in poi. E vi posso assicurare che tutti i problemi che voi avete elencato nei confronti dei ragazzi ce l'hanno anche gli adulti, ce l'hanno anche gli adulti. Non è che il bullismo c'è soltanto fra i ragazzini, è un modo diverso di esprimerlo. C'è bullismo nelle aziende, c'è bullismo nelle persone tra di loro, è la violenza che serpeggia ovunque che c'è sotto. Allora è più facile, ve lo dico veramente, ve lo dico col cuore, ne sono convinta, è più facile curare dei ragazzi. E voi siete, io per come vi ho sentito parlare, siete straordinari, nel senso che avete parlato proprio delle chiavi più importanti. Cioè, è vero, se voi riuscite, se si riesce a creare delle situazioni per supportare in primo luogo i genitori, le famiglie che non ci capiscono niente, ma quello che si produce nei comportamenti di questo ragazzo non è una cosa che si è prodotta dall'oggi al domani, quindi non possiamo neanche pensare o darci come obiettivo di risolverlo dall'oggi al domani. È vero però che se si entra nel meccanismo di queste, diciamo, nella dinamica, mi piace parlare di meccanismo perché di meccanico non c'è niente, ma nella dinamica di queste relazioni nell'ambito della famiglia, si entra dentro, si riescono a volte a bloccare, no, a riorientare le modalità di interazione. E la scuola, nella formazione degli insegnanti anche, poveracci, perché anche gli insegnanti si possono sentire a volte come i genitori che non sanno che pesci pigliare con i figli, anche gli insegnanti. Quindi io credo che sia veramente fondamentale pensare a dei momenti formativi per i genitori e anche per gli insegnanti, dove possano riflettere insieme e confrontarsi, avendo proprio delle chiavi di lettura di queste dinamiche affettive, emotive, profonde che si producono. Capito? Perché è un sostegno a volte che manca in questo percorso. Tutto il resto, il farsi i tagli, ma la collega lo saprà benissimo perché ha fatto un'esposizione fantastica da questo punto di vista. Quando, se uno parla con questi ragazzi, quando si fanno i tagli, si fanno i tatuaggi da tutte le parti che sembrano direttamente venuti dal Pacifico, ma lì c'è un'altra cultura, cioè tutti tatuati, le braccia che sembra che hanno delle magliette infilate addosso, cioè tutto questo utilizzo del corpo, del proprio corpo, che siamo noi il corpo, non è un'altra cosa da noi, per scriverci sopra e comunicare attraverso il corpo, anche facendosi male, è un modo per loro di sentirsi vivi. Ma se uno per sentirsi vivo ha bisogno di vedere il sangue che gli cola nel lavandino di casa, significa che c'è un problema proprio a livello di emozioni, perché uno dovrebbe riuscire a sentirsi vivo per il fatto che è vivo. Thich Nhat Hanh, quello che si è occupato di meditazione, che ha fatto quella scuola di meditazione incredibile, il vietnamita che è morto pochi giorni fa, no? Che è uno dei maestri buddisti incredibili che abbiamo avuto nel nostro secolo, ha detto una frase che a me sempre a volte me la ripeto perché è bello ricordarselo. Dice: il vero miracolo è che noi stiamo qui su questo pianeta a camminare,
Questo è il vero miracolo, che noi ci siamo su questo pianeta e possiamo camminarci sopra. Che significa in altri termini? Bisogna avere il sentimento di essere vivi. Evidentemente questa nostra società ci fa una narcosi invece, non ce lo fa dimenticare che cosa significa essere vivi. E i ragazzini non capiscono più, perché immaginate anche tutte le contraddizioni alle quali sono esposti e non hanno gli strumenti per elaborarle queste contraddizioni. Quindi che poi si comportino in queste maniere violente non è neanche tanto da meravigliarsi. Ecco, quindi... No, non voglio scendere, capito, nell'elencazione di tanti aspetti che voi avete fatto, devo dire, magistralmente. Quindi, voglio dire, la cosa è molto chiara, l'avete molto chiara. E qui si tratta veramente, come voi avete detto, di organizzare dei modi, delle dinamiche, delle situazioni nell'ambito della scuola, fuori della scuola, cioè di collaborazione e integrazione, per dare dei supporti e aiutare il pensiero. Perché qual è il problema di ciascun essere umano quando cresce? È quello di sentire, di capirci qualche cosa, è quello di sentire che i suoi desideri vengono visti. Se vengono visti, allora vengono confermati, ma la nostra società non aiuta a fare questo. Quindi, ed è difficile anche a scuola, immagino, in una classe intera, poter prestare la giusta attenzione ad ogni ragazzo, perché nessuno è Mandrake, non è che avete la bacchetta magica, anche voi in prima persona avete i vostri problemi. Quindi per questo dico, se vogliamo scendere dalle descrizioni teoriche, ma non teoriche che non esistono, cioè da una sistematizzazione teorica che siete riusciti a fare benissimo, ripeto, in base alle vostre esperienze, non è una cosa campata in aria, è molto concreto quello che avete detto, però adesso si tratta di trovare il modo di mettere delle belle radici nel terreno da dove tutto questo possa essere nutrito e trasformarsi in azioni che vi danno poi dei risultati, cioè sentite che state veramente aiutando a cambiare. Ecco, io questo ho sentito, cioè, credo che sia solo questo il contributo che in questo momento io vi posso dare. Quindi che dirvi? Cioè se doveste, lo dico a Margherita, cioè Margherita, non so, ci siamo sentite lo scorso anno durante il lockdown, no? La prima volta che abbiamo mi aveva chiesto di... Bene, e io ti ringrazio, cioè se tu mi hai richiamato per venire a parlare con voi in questa situazione molto interessante e attuale, e l'hai voluto fare, io ti ringrazio, cioè un segno di stima e te ne ringrazio. Se pensate di avere bisogno che vi può servire a qualcosa, di fare una volta un gruppo insieme, delle occasioni eccetera, io vi do tutta la mia disponibilità per darvi una mano per quel poco, insomma. A volte non c'è bisogno neanche della quantità, no? Perché a volte basta un'esperienza nella vita su una cosa che ti apre alcune porte dentro ciascuno e già uno si porta via abbastanza. Insomma, non è che dice quante ore dobbiamo stare assieme. No, non è detto. Ok? Grazie. Grazie, grazie Novella. Grazie. Tu sei molto pragmatica. In questo ci siamo subito ritrovate quando ci siamo conosciute, andare alla radice, facciamo sì che non rimangano dei momenti teorici, ma piuttosto ripartire da questi grandissimi contributi di stasera. Veramente, veramente. Ripartire da questo per incominciare a fare delle azioni operative concrete. Esatto. Che possano poi portare... Che darà conforto e anche soddisfazione a voi in primis. Esatto, esatto, certo, certo. Bene, allora ci rivedremo in qualche altro momento. Io so che ti fa piacere, lo fai... Veramente anche per me, per quello che l'ho sentita anche in voi quando parlavate, no? La suora straordinaria, io non la conoscevo, sì. La prima volta che l'ho sentita, no? Cioè, veramente, ma non solo la suora, cioè anche gli altri interventi che ho sentito, cioè proprio... Cioè... Stasera veramente abbiamo dei relatori di grande spessore. Sì.
come si dice adesso, come dicono, last but not least, ne abbiamo un altro di grande espressore, che è il giudice Nadia Sant'Ambrogio. Buonasera a tutti, buonasera. Intanto un ringraziamento particolare a Anna Maria Margherita per avermi invitato a questo bellissimo webinar che mi ha veramente aperto un mondo. Allora, io non opero normalmente nella formazione perché la mia materia è quella del diritto, però ho avuto occasione di occuparmi del bullismo perché ad un certo punto alcune scuole del Veneto hanno chiamato me, ci hanno chiamato, io con il mio collega, ci hanno chiamato perché gli insegnanti lamentavano una sempre maggiore difficoltà nell'ottenere rispetto da parte dei ragazzi, rispetto verso gli insegnanti, ma anche rispetto tra gli stessi ragazzi. Per cui ci hanno detto: abbiamo bisogno di qualcuno che insegni a loro la legalità. Siamo quindi andati in queste classi. Ecco, una premessa brevissima, io darò un taglio molto pratico al mio intervento, perché questa è l'esperienza che vi posso portare. Allora, siamo andati in queste classi e abbiamo effettivamente visto che c'erano a livello non solo embrionale ma anche avanzato degli episodi di bullismo basato sul pregiudizio. Il bullismo è quello che siamo abituati a vedere soprattutto nelle classi, e quegli atteggiamenti di sopraffazione, denigrazione, ma anche emarginazione del più bravo della classe, della più bella della classe a volte, del ragazzo straniero, del ragazzo di religione diversa. Allora, questo bullismo basato sul pregiudizio è molto pericoloso, è il più diffuso, ma è pericoloso perché è quello poi che porta all'odio vero e proprio. Quindi si sviluppano proprio delle forme di odio che poi sono irreversibili. Abbiamo quindi pensato che forse, non dico la soluzione, perché il bullismo è un fenomeno molto complesso, a cui partecipano tanti fattori, però forse si poteva iniziare a cercare di eliminare il pregiudizio. Allora, è difficilissimo eliminare il pregiudizio. E addirittura Einstein diceva che è più facile dividere un atomo che sradicare un pregiudizio. Tutti noi abbiamo dei pregiudizi. Io per prima mi ci metto, perché mi rendo conto che spesso quando mi trovo a dover giudicare mi basta guardare il certificato penale di una persona per dire: sicuramente questo avrà anche commesso questo reato visto cosa ha fatto prima. Ecco, questo è un pregiudizio. Pregiudizio è quella valutazione che io do senza avere tutte le informazioni, badando solo a quello che sento io e non occupandomi di quello che invece sentono gli altri. Abbiamo quindi creato un progetto per aiutare questi ragazzi non ad eliminare del tutto, perché vi dicevo, sembra impossibile eliminare il pregiudizio dalla natura umana proprio per il modo in cui noi ragioniamo, ma quantomeno a smussare certi aspetti. E quindi siamo entrati in queste classi e abbiamo cominciato a lavorare sul modo di ragionare, o meglio, sul modo di giudicare. Il giudizio è una cosa che noi facciamo dal mattino alla sera, insieme all'agire, insieme al pensare, fa parte dell'attività umana. L'importante è come si giudica. Allora, l'educazione, io parlo di educazione perché il nostro intento era quello di far interiorizzare l'idea di rispetto della regola. Non ci interessava addestrare i ragazzi dicendo: questo è giusto, questo è sbagliato, questo si fa, questo non si fa. Ci interessava farglielo interiorizzare, cioè scelgo di rispettare la regola perché sento che è giusta. Abbiamo quindi creato degli esercizi da far fare loro proprio per condurli ad un tipo di ragionamento diverso. Abbiamo ipotizzato dei casi,
dei casi, insomma, pensati che intanto questioni quotidiane, ma soprattutto che sollecitassero anche la loro emotività. E quindi vi faccio l'esempio dei due casi che hanno più hanno avuto più presa su questi ragazzi e che hanno dato anche dei risultati. Il primo caso era questo. Abbiamo rappresentato loro il caso di un nonno che è andato al supermercato e ha rubato un pezzetto di formaggio. È stato preso all'uscita dalla guardia e si trattava a questo punto di giudicarlo. E allora è stato chiesto di scrivere 5 motivi per assolverlo e 5 motivi, o meglio, prima 5 motivi per accusarlo e poi 5 motivi per assolverlo. Allora, la reazione iniziale è stata quella di tutti di ah no, va condannato perché ha rubato, perché comunque non si ruba, perché comunque poteva fare dell'altro. Questa è stata la prima fase. Nella seconda fase, quando quindi gli è stato chiesto che dovevano fare il loro avvocato difensore, che quindi dovevano trovare 5 motivi per assolverlo, gli animi si sono quietati e hanno cominciato a riflettere. Sono entrati nei panni del nonno e hanno tirato fuori i motivi per assolverlo. Il risultato finale è che da una prima reazione di bisogna punirlo, dobbiamo assolverlo. Perché? Perché alcuni, ed ecco, io qui questi lavori, se volete, dicono perché hanno detto perché poverino, magari ha poca pensione, perché dopo tutto ha rubato cose da mangiare, quindi cose di prima necessità, perché magari aveva delle bollette molto, molto alte da pagare, e quindi li abbiamo portati a ragionare, a considerare l'altro. Allora, se io comprendo l'altro, generalmente mi astengo dal fargli del male. Ecco, questo è di solito quello che avviene. L'altro caso che gli ha molto, molto coinvolto i ragazzi è stato quello del compagno di classe che dimentica a casa la merenda e ad un certo punto chiede aiuto, ma nessuno fa nulla e lui la ruba da uno zaino. Quindi stesso tipo di esercizio. Li abbiamo poi, per fare anche farli giocare un pochino, gli abbiamo anche fatto simulare dei processi, per cui ad un gruppo abbiamo fatto fare il pubblico ministero, ad un altro, per cui quello che sosteneva l'accusa, ad un altro gruppo l'avvocato che sosteneva la difesa e il mezzo il giudice. E abbiamo visto un atteggiamento veramente equilibrato, soprattutto da parte del giudice, che rimaneva molto disorientato, no? Perché in genere uno parte di fronte al caso dicendo questo va trattato in questo modo, poi di fronte all'accusa che lo tirava da una parte e al difensore che la tirava dall'altro, abbiamo portato questi ragazzi veramente a considerare le ragioni dell'altra persona. Tutto questo è stato però preparato dall'inizio. Perché? Perché la comprensione dell'altro presuppone la conoscenza dell'altro. Quindi, quando arrivavamo, prima di fargli fare questo tipo di esercizi, che per loro era un gioco, per cui li abbiamo portati, aiutati a conoscersi l'un l'altro, che è una cosa che molto spesso nelle classi manca. Il format che abbiamo scelto è stato quello del dialogo maieutico, proprio per renderli liberi. Abbiamo notato che molto spesso si bloccano di fronte alla paura del giudizio da parte del certo. E l'insegnante, in quel caso eravamo noi. E quindi anche dal punto di vista fisico abbiamo eliminato la lezione frontale, quindi tolta la cattedra, messi da parte tutti i banchi e tutti in cerchio, perché se siamo tutti in cerchio siamo tutti uguali, va bene? E si è dato libero spazio a tutte le loro idee, iniziando da una cosa: ognuno di loro, ogni volta che noi andavamo, ci dovevano dire qualcosa di loro, a partire dal nome e cognome, se avevano cani o gatti, se amavano i libri,
quanti parenti avevano, quanti fratelli, quante sorelle, e abbiamo scoperto che molti di loro non si conoscevano sotto questi aspetti, perché nessuno li aveva mai sollecitati a raccontare loro. E tanti hanno stretto anche, alcuni hanno stretto anche delle amicizie, ma non sapevo che avevi un gatto, ma non sapevo che avevi un cane, ma lo sai che ce l'ho anch'io. Ecco. Quindi questa è stata diciamo l'esperienza che noi abbiamo portato, proprio con questa finalità. E devo dire che alla fine, molto spontaneamente, questi ragazzi ci hanno anche ringraziato, ma di una cosa che mi è rimasta impressa: grazie di averci ascoltato. Ecco, questo. Allora, questo non è chiaramente un metodo risolutivo di quello che è il bullismo, però può essere un piccolo seme gettato che può poi con il tempo portare questi ragazzi ad iniziare ad affrontare il giudizio sugli altri in modo diverso. Certo. Ecco, io al momento mi fermo qui perché vi dico non ho competenze come voi dal punto di vista per quanto riguarda la formazione, però abbiamo sperimentato questo. Ci siamo bloccati poi per il discorso della pandemia e spero di poter riprendere, perché devo dire insomma che c'è stata anche tanta soddisfazione. L'età migliore abbiamo visto che è quella delle medie, dove ancora i ragazzi si possono, insomma, ti vengono dietro. Al liceo hanno già un atteggiamento molto radicato e soprattutto il pregiudizio molto radicato. È più difficile. Forse servono competenze maggiori rispetto a quelle che posso avere io che opero in un altro settore. Anche in età più minore è difficile, perché lì bisogna lavorare molto, visto sul metodo, forse serve il gioco e forse anche lì servono competenze che hanno gli insegnanti, che può avere Anna Maria, che può avere la psicologa, e io non sono in grado. L'unica cosa che ho potuto notare è che più sono piccoli, più hanno un senso della giustizia e quindi del rispetto degli altri innato, che oserei dire poi viene perso man mano che assorbono la nostra cultura di noi adulti, d'accordo? E vi faccio un esempio molto banale. A questi bambini delle elementari è stato detto, anche loro li abbiamo portati a simulare il processo, li abbiamo portati nell'aula penale in cui operiamo noi, per divertirli, per farli giocare su queste questioni molto importanti. Gli è stato detto, ad un certo punto dice: c'è una mamma che attraversa la strada e questa mamma aspetta un bambino. Ad un certo punto arriva una macchina che va a grande velocità e la investe, e investendola fa anche del male al bambino. Allora, ditemi voi che pena dobbiamo dare a questo signore che ha investito la mamma. Loro ci hanno pensato e la pena che poi hanno detto è comprare tanti vestitini per il bambino che è nato. Allora, questi bambini sono stati in grado di distogliere la loro attenzione sulla punizione fino a se stessa della persona, ma di dire che la soluzione giusta era quella di fargli riparare il danno. Guardate che questa è una soluzione che noi solo adesso stiamo introducendo dalla nostra grande cultura. Ecco, allora, prenderli da piccoli e portarli a ragionare in questo modo, a far sì che si relazionino con l'altro, che comprendano l'altro, d'accordo? A mio avviso potrebbe essere uno degli aspetti per migliorare questa situazione che va sempre più aggravandosi. Certo, occorre vicinanza tra loro, esercizi che si fanno nel counseling di avvicinamento, anche di contatto fisico, una cosa che durante la pandemia piuttosto è venuta a mancare, rende molto difficile entrare in sintonia e in empatia con l'altro, riuscire a sentire quello che prova l'altro. Io per il momento mi fermo qui e grazie insomma per
spero di aver apportato insomma qualche cosa del... Sicuramente diciamo ho posto un po' il focus sulla necessità di fare delle cose pratiche, delle azioni pratiche che possano portare gli alunni, ecco, a pensare come un gioco di ruolo, come questo, mettersi nei panni dell'altro, no? Noi diciamo sempre che il teatro ha questa valenza proprio perché ti fa cambiare ruolo, ti fa capire l'altro, il perché può aver fatto un gesto oppure no. Iniziare da piccoli sicuramente, per i motivi per cui diceva lei, i bambini hanno innato questo senso di giustizia. Tante volte io dico agli adulti di non scandalizzarli, perché loro, quando si dice nascono buoni, è vero, cioè, è vero. Poi sono gli esempi, io dico sempre che mia figlia per 4 anni non ha mai detto no, il primo no lo ha detto quando è andata alla scuola dell'infanzia. Sentiva i bambini che dicevano no, quindi tornando a casa lei incominciava a dire no, 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 pur facendo le cose. Quando io dico perché dici no? Perché i bambini dicono no. Quindi, e allora partire da prima possibile, perché ovviamente non ci sono comportamenti sbagliati da andare a sradicare, ma piuttosto innescare circoli virtuosi, no? Comportamenti virtuosi da piccoli dove è più facile. Quindi prima possibile. Noi abbiamo iniziato questo percorso con un... io sono la referente del bullismo del mio istituto e quest'anno, già lo scorso anno abbiamo iniziato a lavorarci, ma quest'anno abbiamo dato via a questo progetto che è stato prima incontrare i ragazzi per capire com'era la situazione, un punto di partenza era la loro conoscenza, perché non si può né insegnare né fare nessun altro tipo di azione se non si capisce con chi la si sta facendo, no? E poi ecco, anche prendere consapevolezza con i genitori di questo fenomeno che c'è e come probabilmente anche e soprattutto prevenirlo, perché facciamo prima a prevenirlo. Successivamente inizieranno delle azioni operative tra insegnanti e avremo dei momenti, adesso spero, magari costituiremo una commissione, vero dirigente Bruno, dove potremo confrontarci sicuramente e tracciare delle linee guida che possano diciamo sostenere gli insegnanti, ma perché no anche i genitori che volessero essere supportati in qualche modo, ricorrendo a quelli che sono i nostri amici come la psicologa Maria Novella disponibile, ma anche tante altre persone, per poterli aiutare in questo cammino, quello che giustamente spetta al loro ruolo di genitori, no? Noi non possiamo sostituirci a loro, però aiutarli sicuramente sì, se vogliamo formare questi cittadini a 360 gradi, e quindi diciamo sempre che saranno la futura generazione, se noi abbiamo consapevolezza che esistono questi problemi che impediscono loro una formazione agevole, perché un sentimento, un'emozione, un dolore. Sappiamo che l'apprendimento si basa sulle emozioni. Un ragazzo che vive un disagio è un ragazzo che avrà difficoltà ad apprendere. E quindi noi dobbiamo in primis farlo per quello, perché dobbiamo trovare tutte le modalità per aiutarli a raggiungere il successo formativo e aiutarli a crescere come persone libere, come diceva Suor Anna Monia, ma anche serene, e che possano a loro volta aiutare gli altri nel cammino di vita, quindi essere anche di aiuto, quindi cercare, ecco, piuttosto che generare disagi, invece aiutare gli altri a non averne di disagi. Io ringrazio veramente tutti, siamo andati oltre forse l'orario che avevamo immaginato. Non so se ci sono qualcuno vuole fare qualche domanda. Se Santo che ha la regia, ci sono domande?
Allora, domande, io qui, vabbè, a parte i ringraziamenti per quello che stiamo facendo, è interessante, il livello è stato adeguato, e io credo che, credo che l'aspetto più interessante che abbiamo colto è che il tema del cosiddetto bullismo non è circoscritto soltanto ai minori, non è una questione che riguarda un'età e poi crescendo si supera, no? Anzi, il contrario, quello che accade è che proprio un sistema sociale dove la prepotenza è ritenuta una virtù, la prevaricazione un modo di relazionarsi, e dove qualcuno si vanta persino di essere forte, no? Dove la debolezza è considerata un limite, l'onestà è considerata una specie di stupidaggine, eccetera. È difficile, e chi sta alla scuola, se Giovanna lo sa, no? Chi dirige una scuola si trova spesso a combattere un sistema dove, mentre lei dice ai ragazzi, mi raccomando, siate onesti, corretti, i genitori dicono menaie, no? Se uno ti dà uno schiaffo, sì, un altro. No? Io ho fatto l'educatore sportivo e mi ricordo che con CSI, e mi ricordo che si faceva fatica ad arbitrare una partita perché i genitori volevano che il proprio figlio annullasse l'altro, no? Quindi è vero, tutto è fondamentale, ma il problema è che dobbiamo partire dalla capacità di rifondare un sistema sociale su valori diversi. Perché, come dire, l'idea, e non voglio annoiare nessuno, però l'idea di avere dei percorsi personali è pericoloso, perché siamo, come dire, quello che si chiama l'individualismo collettivo. La somma di tanti non fa un totale. E non voglio citare fenomeni recentissimi in cui nell'incapacità di decidere si rimane come si sta. Quello che succede è esattamente questo, che la scuola non ha strumenti, non è tutelata, ha delle responsabilità, ma non ha molto da fare. Citando il fatto che c'era la suora prima, l'agenzia educativa che era la Chiesa Cattolica, ha perso il suo ruolo con gli adulti e con i ragazzi. La famiglia, che dire, è un luogo di conflitto, di difficoltà, di disagio. Forse c'è bisogno che noi ci sentiamo tutti società in questo. Cioè che, come direbbe Don Milani, we care, ci riguarda, ci interessa. Non possiamo affrettare che un disagio appartiene a chi ce l'ha. Il disagio appartiene a tutti. Se c'è un disagio dobbiamo condividerlo e superarlo, quantomeno per isolare i malcapitati, perché secondo me le persone per bene sono molto più numerose dei bulli. Direi, Margherita, secondo me è stata interessante l'occasione che tu ci hai fornito. Ti ringrazio. Molto. Bene, io ringrazio tutti, ringrazio di cuore il prefetto che ha trovato il modo di essere presente e anche per tutte le cose interessanti che ci ha detto. Ringrazio il sindaco di Ladispoli che ci sta seguendo in streaming, perché il prefetto è rimasto con noi, è ancora lì il prefetto, ma tu ti rendi conto? Guarda, è ancora lì il prefetto. È arrivato per primo. Ma quando ci ricapita? Nel frattempo ho lavorato, adesso non vorrei, ho tenuto rispondo, però con l'audio toglievo il video, ma insomma ho lavorato, perché non vorrei dare... No, ma sarebbe stato grave se non avessi lavorato. Ne siamo certi. Grazie ancora, prefetto, grazie. Ancora quindi, grazie a voi. Arrivederci. Tutti i soci del mio club che sono stati entusiasti lo scorso anno quando io ho proposto di fare, di avere questa collaborazione con l'Istituto Comprensivo, dove ci sono i nostri club Interact dei bambini che vanno, i club Interact sono una fascia d'età che va dai 13 ai 18 anni, 12, per cui abbiamo i nostri club con i quali purtroppo stiamo facendo poco in questo periodo perché c'è la pandemia, e quindi ringrazio la dirigente Giovanna Bruno, la mia colonna, ecco, diceva Maria Novella, si immagina i genitori, i bambini con le colonne dietro, ecco, lei è la mia colonna dietro. Grazie. Che mi sostiene e alla quale faccio e posso sempre fare riferimento, perché so che posso sempre contare che trova sempre il tempo anche solo di mandare un messaggio, anche di domenica se sa che non stai bene, ecco. A me è capitato. Quindi la ringrazio ancora, ringrazio tutti i relatori, Anna Onelli, nostra socia, Maria Novella Tacci,
soprattutto come rotariane e rotariani si mettono al servizio. Il nostro motto è essere a servizio al di sopra di ogni interesse. Stasera noi qui abbiamo fatto service, ci siamo messi a disposizione di questi bambini, di questa fascia di società, e siamo contenti di aver dato questo contributo. Ringrazio il giudice che, nonostante tutti gli impegni, è scappata dal tribunale per essere presente ed essere anche puntuale, e ringrazio il mio carissimo socio Santo Fabiano per l'assistenza tecnica, e soprattutto pure per lui, che è una persona impegnatissima, sempre in giro per l'Italia, e se è l'uomo con la valigia in mano, perché cioè, mentre io so che sta a Palermo, io mi trovo a Varese, a Milano, va bene, e quindi ha trovato questo tempo. L'importante è non farsi trovare, giusto? Pronto a mettersi al servizio del... E quindi vi saluto. Saluto tutti quanti, vi ringrazio e spero che in futuro possiamo avere altri momenti belli come questi. Alla prossima. Arrivederci. Buona serata a tutti. Grazie a voi. Ciao a tutti. Buona serata a tutti.